Oggi trattiamo un argomento un po' particolare, anche se diciamo è un argomento coerente con quella che è la missione e lo stile di Ruminanzia, che è quello dei cani di supporto alla pastorizia, cioè in particolare quando i cani da guardiania, ma vedremo che non parleremo soltanto dei cani da guardiania, possono essere la soluzione per la predazione delle greggi, che è un problema che c'è, probabilmente sta incrementando, sta aumentando la sensibilità, però diciamo in questo molto parlarne, a mio avviso bisogna mettere dei punti fermi, perché da quanto io e la mia esperienza, insomma, ci sono delle soluzioni, perché ovviamente le soluzioni possono essere due: sterminiamo lupi e orsi, no? Quindi torniamo a un nuovo olocausto, oppure troviamo un sistema di convivenza, anche perché comunque c'è un'opinione pubblica a cui noi dobbiamo rendere conto, perché insomma, l'opinione pubblica è importante perché condiziona gli acquisti. Per cui ho voluto, insomma, coinvolgere tre persone che sicuramente se ne intendono di questo argomento e cercare di capire in questo tempo in cui che trascorreremo insieme, di cercare di mettere dei punti fermi. Vi presento gli ospiti di Ruminanzia, che ovviamente ringrazio per la loro disponibilità. Allora, abbiamo Andrea Mazzatenta, che è un professore, è un docente di psicobiologia e psicologia animale del Dipartimento di Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, che ringrazio, ci daremo del tu, quindi Andrea, grazie di essere con noi. Freddy Barbarossa, che è laureato in scienze psicologiche applicate, è un esperto di allevamento e selezione del pastore, o meglio dei pastori abruzzesi. Da quello che ho potuto studiare un po' o googlare, come si dice adesso, ha interessi in vari campi e non soltanto della pastorizia. Lui poi è consulente, fa consulenza e collaborazione per la gestione dei cani da guardiania, quindi siamo quindi con esperti. E poi Tiziano Iuglianella, che è un allevatore, vi ho fatto una chiacchierata stamattina, ci siamo sentiti al telefono, è un allevatore, sta a Pescina, quindi stiamo all'interno del parco praticamente, il Parco Nazionale d'Abruzzo e dei Monti della Laga, penso siano ormai un'unica entità, non lo so, comunque il Parco Nazionale di Abruzzo dove la presenza di lupi, ma soprattutto di orsi, è importante, quindi sentiremo la sua esperienza proprio diretta su questo. Qualche numero per dire che non stiamo perdendo del tempo, cioè io lo ricordo soprattutto a chi non è proprio esperto di allevamento di ovini e di caprini. Allora, secondo la BDN, dai dati al 30 giugno del 2021, quindi gli ultimi dati disponibili, noi abbiamo in Italia 139.648 allevamenti ovini e caprini, con una popolazione di circa, no, di circa, di, esattamente di 5 milioni e 542.387 capi, ripeto, fra ovini e caprini. Quindi è una popolazione importante del nostro paese. Un altro aspetto che dà importanza a questo colloquio, a questo incontro di oggi, è che voglio sempre ricordare che dei 30 milioni di ettari della nostra superficie nazionale, noi abbiamo il 35,2% sono di montagna. Il 41,6% sono di collina, quindi l'allevamento ovino e caprino si sviluppa e si intensifica soprattutto in queste che vengono chiamate in maniera molto generica le aree interne o marginali del nostro paese, cioè sono una fonte importante di riqualificazione, di occupazione, di tutela del territorio e già queste brutte esperienze degli incendi che stiamo seguendo in questi giorni probabilmente una pastorizia più coinvolta avrebbe sicuramente salvato gran parte della nostra superficie boschiva e quindi avrebbe impedito l'immissione in atmosfera di questa enorme quantità di anidride carbonica che è successo proprio in questi giorni che stiamo vedendo, eccetera. Non so esattamente, poi lo chiederò ai nostri ospiti, quanti lupi e orsi si pensa ci siano nel nostro paese. So che ISPRA ha concluso il suo censimento e quindi non ha ancora pubblicato nulla perché, però, insomma, questo può essere marginale. Per cui vi ringrazio ancora. Passerei scusate che non avevo spento il telefono, all'inizio. Quindi, cosa deve essere? Una guerra o una convivenza con questi predatori? Però volevo entrare subito nel dettaglio. Faremo una chiacchierata vera e propria. Allora, questi cani da guardiania, no?
Quindi allora, esatto il nome di guardiania, perché è diverso dai cani che diciamo difendono il gregge da quelli che l'accompagnano. Non so, Freddy o Andrea, chi di voi vuole intervenire per farci capire di che cosa stiamo parlando. Allora, se posso, vado io. Allora, il termine cane da guardia è un termine piuttosto recente, è nato forse una quindicina di anni fa, perché hanno mutuato questa parola da altri contesti, e quindi significa avere cura di un gregge, di un numero X di soggetti. È stato mutuato dalla religione. Erano i francescani, insomma, che avevano questo termine qua, che era il pastore diciamo, del suo gregge in senso religioso. È stato utilizzato anche nella marina per indicare la custodia di un qualcosa in assenza del padrone, quindi messo insieme calza molto bene, soprattutto quando questi cani lavorano, diciamo, con le pecore allo stato brado, con il gregge allo stato brado, perché custodiscono il loro gregge in assenza del padrone. Diciamo, questa diciamo, è l'origine etimologica di questa parola, che è stata inserita insomma, in questo contesto, e si riferisce sostanzialmente ai cani che fanno la guardia al gregge, che dovrebbero o devono difendere il gregge dall'attacco dei predatori, che possono essere appunto lupi o orsi, che si distinguono dagli altri cani che invece sono normalmente il termine pastore, cane da pastore. Spesso calza più sui cani da conduzione, che sono quelli che invece conducono il gregge e lo guidano, diciamo solitamente quando si tratta della mungitura o quando il pastore deve dirottare il gregge su altri pascoli o evitare che invadano terreni che non sono di loro proprietà, insomma. Perfetto, quindi ci hai già dato l'inquadramento. Parliamo di due tipologie di cani, ecco. Quindi Esatto. immagino di due o più razze differenti, no? Andrea, ci puoi fare un po' una disamina di questo? Cioè, perché ho trovato anche dei termini discordanti, no? Cioè, ho visto pastore abruzzese, pastore maremmano abruzzese. Cioè, effettivamente, come si chiamano questi cani bianchi che fanno la guardiania? Cioè, Noi siamo tutti e tre abruzzesi. Ognuno di noi, da buon abruzzese, conosce questi cani, che per noi volgarmente è il cane da pastore abruzzese. Però questa cosa ha indotto una serie di misunderstanding, di incomprensioni. Questo perché? Perché questo cane non esiste di fatto all'estero, se non sotto altre forme. Quando sono nati i Kennel Club nel 1933, quindi con la nascita della cinofilia ufficiale dell'allevamento da show, sono nate delle categorie cinofile, tra queste quella del cane da pastore. E ingenuamente è stato inserito il nostro cane in questa categoria, che però è più, come diceva Freddy, il cane da conduzione delle pecore. Quindi lasciando deserta un'intera categoria dove il nostro cane era predominante. Questo ha indotto nell'allevamento degli ultimi anni un viraggio nelle caratteristiche cinotecniche del cane. Questo ha trasformato l'antico cane da pastore dei nostri avi in quello che ormai viene identificato come la razza del maremmano abruzzese. Questa razza ha tutta una serie di, come dire, modifiche rispetto a quelle originarie. Le più preoccupanti sono quelle proprio riguardanti il lavoro e la salute del cane, perché noi dobbiamo inquadrare il lavoro del cane con le pecore anche da un punto di vista di benessere dell'animale. Il cane, infatti, deve avere un pelo funzionale, un pelo che gli consenta di stare sia d'inverno che d'estate in ambienti severi, insomma, le montagne abruzzesi, sia d'inverno che d'estate, non sono facili. E il cane non ha tende, non ha scaldini, non ha nulla. Per poter lavorare deve stare bene fisicamente. E questa è la prima cosa, il pelo. Poi ci sono tante altre piccole sfaccettature fino ad arrivare al comportamento. Come giustamente diceva Freddy, questo è un cane autonomo, non ha bisogno del pastore. Prima, giustamente, Alessandro, ci chiedevi dell'addestramento, ma questo cane, diciamo, non ha bisogno di scuole di addestramento. È un cane che impara dai genitori, che impara dall'ambiente, quindi è autonomo sotto tutti i punti di vista. Ed è vanto della nostra regione, della nostra tradizione della pastorizia millenaria proprio per questo,
in parte nei geni e in parte con l'apprendimento che avviene nel contesto naturale, ambientale, con il rapporto con l'uomo e con gli altri animali, diventa quel monumento eccezionale della pastorizia e della cinofilia italiana, che andrebbe tutelato e rispettato da norme ben precise. Ok. Ti piace, sei appassionato di questo, Andrea, anche nella nostra telefonata, insomma, hai tante cose da dire, però seguiamo un ordine perché dobbiamo far comprendere bene a chi ci ascolta la faccenda. Quindi allora abbiamo due tipi di cani, quindi il cane da guardiania e questi cani da conduzione che sono altre razze però, quindi o c'è una razza in particolare o Allora, possono essere meticci, non so, di posso qualche... intervenire. Diciamo, per quanto riguarda i cani da guardia al gregge, per usare il termine originario, diciamo nel centro Italia, o in Italia, abbiamo il cane pastore abruzzese, o riconosciuto come maremmano abruzzese, o come lo chiama non solo Andrea, ma diciamo una larga popolazione del litorale, il mastino abruzzese, che è sempre lo stesso cane. E Poi sono abbiamo. sinonimi di queste tre cose. Sì, Quando sono parliamo di sinonimi dello mastino, stesso è cane. sinonimo. Ok. Ma io ho sempre sostenuto, e Andrea me lo può confermare, che a livello di DNA non esistono vere differenze tra il maremmano abruzzese, c'è stato solo uno sviluppo caratteriale diverso a causa di un diverso utilizzo di questi cani. Quindi il maremmano è un cane da show, come dice lui, che ha perso le attitudini originarie del cane pastore abruzzese, che invece è un cane che ha un'autodeterminazione tale, appunto, per la quale riesce a gestire da solo delle situazioni di pericolo. Mentre poi, quando se parliamo di cani da conduzione, abbiamo quello, fra virgolette, per eccellenza, che è il Border Collie, che si usa sulle isole, insomma, che viene dalla Gran Bretagna, che oggi viene usato anche a scopi, diciamo, ecco, di show e di divertimento, che però, diciamo, è il cane che attraverso l'istinto di predazione ritualizzato e conduce il gregge. Noi in Italia non abbiamo il Border Collie, ma abbiamo dei piccoli meticci, che sono dei lupetti addestrati a tale scopo, che Ok. non sono catalogati in una razza, e forse fortunatamente, se no avremmo magari avuto problemi anche con loro. Ecco. Diciamo, il termine abruzzese è quello di paratore, se Il vogliamo, paratore, toccatore, sì. per identificare questi canetti piccoli. E la cosa Quindi i sinonimi sono interessante, il paratore e il toccatore, diciamo. esatto, che sarebbe quello da conduzione. Di Paratore, nuovo, toccatore, ok. la cosa Anche per interessante. loro non c'è un percorso di addestramento? E questa è la cosa interessante che ti volevo far notare, perché il Border Collie viene addestrato con delle regole ben precise, ci sono anche delle competizioni Scozia famosissime. Da noi no, Freddy lo sa benissimo, e anche Tiziano, il fischio e la sassata, quelle sono diciamo, le regole più importanti. Cioè il pastore di esperienza mette il cuccioletto con i genitori esperti, e i genitori insegnano il mestiere del paratore al cane. Ah, Quindi, di nuovo, il pastore fa il pastore, i cani fanno i cani e apprendono tra di loro. E quindi, in questo sistema molto green, molto ecologico, dove abbiamo bisogno di un ambiente integro, di pecore sane, cani sani, anche il pastore fa solo il pastore, quindi si occupa di altre cose. Tu, Tiziano, mi spiegavi mentre ci siamo sentiti che hai un gregge anche abbastanza importante di merinizzati, quindi sei specializzato nella carne. Quindi anche tu hai necessità e quindi fai l'allevamento estensivo, poi come la maggior parte di chi alleva le pecore. Anche tu hai un branco di cani di diverso tipo nel tuo gregge? Sì, io sono un allevatore storico di ovini, vengo da generazioni e generazioni. Il cane pastore abruzzese per me è fondamentale, come diceva Andrea, come diceva Freddy, per la guardiania, perché vanno da soli, ce l'hanno nel DNA e senza i cani, io li chiamo ancora pastori abruzzesi perché sono dell'Abruzzo, anche se denominato delle tre tipologie che poc'anzi è stato citato da Freddy, se non vado errato, però sono molto importanti, ce l'hanno nel DNA, da piccoli dormono in mezzo al gregge e si scelgono loro la tipologia della guardiania, addirittura vengono messi a cerchio l'un con l'altro, proprio hanno nel DNA un format molto forte e molto considerevole il cane pastore abruzzese, mentre
parlavamo dei lupetti, io ne ho 11 cani pastori abruzzesi. E 11 nel tuo gregge. 11 e 3 piccolini. Mentre dei lupetti che chiamiamoli toccatori, perché toccatori sta per toccare le pecore per la mungitura. E l'altra tipologia, toccatori è altro che diceva Freddy. Paratori. Paratori sta per parare un confine a un altro per eventuali danni degli stessi gregi, dove è seminato e via discorrendo. Perfetto. Oh, questa cosa che ho sentito, ho anche visto, perché molto è stata anche questa mia partecipazione da spettatore, ovviamente, al 5 di agosto, lì a Campo Imperatore, a quella bella manifestazione, insomma, perché effettivamente è una sezione anomala, non c'erano le migliori pecore del gregge. Io ho visto interi greggi, perché c'erano, almeno parlavano di quasi 10.000 pecore, forse c'erano un po' meno in queste edizioni, però insomma c'erano sicuramente tanti. E poi si vedeva questo fatto di questi pastori abruzzesi che si sentivano quasi delle pecore, perché stavano sotto i piedi delle pecore. Oh, loro praticamente, come si chiama, nascono e vengono nascono nel gregge delle pecore e quindi vivono con le pecore? È Freddy, tu che sei... Sì. Allora, è fondamentale questo. Come diceva anche Andrea e anche Tiziano, sono cani che lavorano da soli. Perché? Perché alla base c'è l'imprinting sensoriale, dove i cuccioli nascono all'interno del gregge, quindi nella stalla o nelle vicinanze. Ad ogni modo devono nascere dove riescono a percepire a livello olfattivo auditivo le pecore appena sono nati. Il concetto che faceva vedere con la Lawrence, con le oche che seguivano gli stivali, perché erano la prima cosa che avevano visto e pensavano fosse la madre. Per cui i cuccioli che nascono in quell'ambiente lì percepiscono le pecore come dei conspecifici. Ah. E quindi automaticamente fanno parte di quella famiglia lì. Automaticamente tutti i ritmi circadiani, tutti i ritmi quotidiani, i cani li devono condividere con le pecore. Io infatti ogni tanto così scherzatamente li chiamo pecore da guardia, perché sostanzialmente fanno la stessa vita degli ovini, hanno gli stessi spostamenti, gli stessi ritmi di vita, mangiano, dormono insieme, occupano gli stessi spazi. E questo è fondamentale per poi creare quello che in futuro sarà l'attività di difesa. Un altro elemento fondamentale qual è? Che bisogna lasciarli fare, nel senso, se litigano per il cibo, devono litigare, se litigano per la monta, devono litigare, perché solo attraverso la gerarchia di branco si creerà un'attività di difesa strategica, perché ognuno ci avrà il suo ruolo e lo rispetterà. Perché se tutti i maschi corrono con il capo branco dietro al lupo, il gregge rimane scoperto. Quindi ci sono questa capacità organizzativa loro che si crea attraverso il branco. Siccome oggi a livello antropologico il rapporto uomo-cane è cambiato, questa è una delle più grandi difficoltà quando facciamo dei progetti, far capire alle persone che si riavvicinano, un certo Tiziano che sa come comportarsi e come relazionarsi con questi cani, ma in altri ambienti non è facile far capire che non bisogna mai dare da mangiare al cucciolo dalla mano, perché si crea un momento empatico tra cane e uomo. E siccome il cane ha un sistema comunicativo molto più elevato degli ovini o degli erbivori, preferisce comunicare con l'uomo e potrebbe disaffezionarsi dalle pecore e preferire l'uomo e quindi non fare più il suo lavoro, non avere più quell'attaccamento, affiatamento, come lo chiamiamo noi. Quindi è una sorta di tutt'uno fra pastore, cane da guardiania e gregge delle pecore. E prima diceva Andrea giustamente, anche i nostri toccatori o paratori non sono cani addestrati come il border collie, che ha bisogno di comandi precisi, soprattutto è un cane molto esagitato, quindi va frenato, perché sennò rischia veramente di stressare le pecore e attivare l'azione di difesa del pastore abruzzese. Tant'è vero che da noi non ha preso piede per questa ragione qui. Sono cani che effettivamente seguono l'insegnamento dei genitori, anche i toccatori, e hanno pochi comandi basilari che vengono dati dal pastore. Però la differenza fondamentale qual è? Che la comunicazione interspecifica deve avvenire nel cane pastore abruzzese con le pecore, e invece nel toccatore con il pastore. Quindi il cane toccatore si relaziona con l'uomo e segue l'uomo, infatti sta vicino all'uomo o parte se l'uomo glielo dice. Il pastore abruzzese si relaziona con le pecore. Infatti c'è un bellissimo filmato che ho messo nel libro di cui ti parlavo, dove si vede il cane toccatore che gira le pecore, il gregge con tutti i cani dentro. Gira cani e pecore insieme.
che è una scena, diciamo, che in natura non si può vedere, perché un cane che dovrebbe difendere uno che attacca o simula l'attacco attraverso la conduzione dovrebbe scaturire, diciamo, un cortocircuito, uno scontro effettivamente. Invece così non è, perché ci sono questi due tipi di relazione interspecifica differenziata. Quindi tra loro, diciamo, i cani toccatori e i cani da guardia, la guardiania, cioè i cani da pastore, non interagiscono, non fanno branco tra loro? No, assolutamente no. Ed è questo che è fondamentale, perché se così fosse, cioè il toccatore solitamente o viene legato o sta vicino al pastore. Il cane cucciolo, pastore abruzzese, sta in mezzo alle pecore, quella è la sua famiglia. Se invece si mischiano le due cose, allora si crea un problema grave. Comunque, se posso aggiungere, c'è una serie di segnali che tra cani si inviano, per cui l'abruzzese, comunque molto attento, riesce bene a discriminare il lavoro del paratore o del toccatore da quello lupino, dal lupo, perché è vero che è un'azione simil predatoria, ma non è caratterizzata da tutti i moduli comportamentali tipici del predatore e quindi non viene attaccato, viene riconosciuto. Anche poi su base olfattiva, perché porta l'odore del pastore. Altra cosa, come Tiziano ha suggerito, questi cani hanno anche sviluppano dei ruoli propri. Tutti i pastori conoscono la loro finta pecora, cioè quel cane pastore abruzzese, pastino abruzzese, che risiede sempre all'interno del gregge. Cioè è un cane che non lascia mai le pecore. Quindi, a completamento di quello che suggeriva Freddy, questi cani hanno dei ruoli ben specifici nel branco, per cui chi fa la guardia davanti, dietro, nel mezzo, cioè si stabiliscono tra di loro nella loro gerarchia delle funzioni. Questo a cosa serve? Serve a proteggere il gregge, come diceva anche Freddy prima, quando c'è l'attacco del lupo, che non è stupido, vuole allontanare dalle pecore le difese. E queste difese invece sono resistenti, perché i cani hanno dei ruoli diversi e quindi tendono con questi ruoli a proteggere il gregge. Ecco perché ci vuole un gruppo, un branco funzionale. Tieni presente che questa cosa, Alessandro, è stata interpretata dai romani in maniera geniale, dai loro predecessori. Cioè, qual è la migliore difesa dal lupo? Il lupo stesso, addolcito. Quindi i nostri antenati cosa hanno fatto? Hanno preso il lupo, lo hanno addolcito un pochino ai nostri confronti, che hanno cambiato il colore, se vuoi, ma usano lo stesso animale contro se stesso, l'uomo contro l'uomo, se vuoi, il cane contro il cane, il lupo contro il lupo, perché conosce tutte le strategie, conosce il linguaggio, conosce i meccanismi predatori. Quindi l'innovazione tecnologica avanzatissima che ha a tutt'oggi ragione di esistere è stato questo colpo di genio: usare il predatore stesso contro se stesso. E i cani, i latini distinguevano il lupo, lo chiamavano ferox, e il cane mansueto, mansuetinus, da qui mastino secondo la mia interpretazione, e quindi il mansueto verso il feroce, il cane verso la sua forma selvatica. Questa era la soluzione innovativa, l'ingegnerizzazione, le biotecnologie dell'epoca, se vuoi. Molto interessante. Però una cosa, magari Tiziano, forse tu l'avrai, immagino, assistiti molti di questi combattimenti, anche soltanto anche verso l'orso, perché mi dicevi che per te, per la tua zona, sì, il lupo è importante, ma forse è l'orso il problema da gestire più che da combattere. Oh, ma vi chiedevo questo, cioè mi sembra di capire che oltre al lupo e oltre all'orso ci sono anche i meticci del lupo, cioè questi animali, diciamo, figli di incroci più o meno voluti tra lupi e cani, no? Oh, il comportamento di questi ibridi o di questi meticci qui credo sarà diverso da quello del lupo. Cioè, credo crea difficoltà ai cani da guardiania o i cani da pastore, o no? Loro non gliene frega nulla, hanno un loro modo di combattere? Devo rispondere io un attimo? Se volete, anche Tiziano. Come... No, perché c'è un piccolo, come dire, una piccola precisazione dal punto di vista biologico da fare. Non esiste l'ibrido tra cane e lupo. Questa, dal punto di vista biologico, è una sciocchezza. Okay. Perché appartengono alla stessa specie.
Canis lupus, Canis lupus domesticus, cioè familiaris, quello è la stessa specie, quindi è diverso che far accoppiare l'asino con il cavallo, dove si ottiene il mulo e il bardotto, quello è un ibrido. Tant'è vero che il cane lupo cecoslovacco, che è un incrocio del cane con il lupo, dà prole fertile, viene allevato e venduto per quello. Quindi questa è la prima precisazione da fare. Secondo, può capitare. È importante, Andrea, questa precisazione. Non è fondamentale molto perché insomma, va un po' controcorrente, quindi ho sempre delle critiche addosso per questa, ma mi spiace, ma io sono un biologo e non posso sottacere, voglio dire, a millenni di biologia. Insomma, quando si esagera, quindi capisco tutto, però insomma. Poi vorrei anche vedere un maschio di lupo sottomesso nella riproduzione da un maschio di cane. Io, Fred, Tiziano, sicuramente abbiamo avuto cani maschi potenti, ma la tecnica di combattimento lupina per la femmina, insomma, io la vorrei vedere questa cosa. Viceversa può capitare, cioè una cagna in calore coperta da un lupo, questo può capitare, perché i feromoni sono gli stessi, quindi un lupo potrebbe coprire una cagna. Il problema è che questi cuccioli nascerebbero in un contesto canino domestico, perché insomma ricordiamo, da noi non abbiamo cani rinselvatichiti, al limite abbiamo cani vaganti o pochi randagi, quindi il comportamento del cane è un comportamento familiare, domestico, quindi i cuccioli sarebbero comunque cresciuti non da un selvatico ma da un animale domestico, e quindi insomma questa cosa va riportata un pochino entro binari di logicità e di ragionevolezza, soprattutto in termini biologici, altrimenti si crea veramente il putiferio e si amplifica il conflitto antropico con il selvatico. Quindi mi sono permesso di insomma fare questa precisazione per insomma riportare un pochino dal punto di vista biologico la corretta. Ti ringrazio perché era importante. Tiziano, ti volevo chiedere una cosa. Che alimentazione fanno questi cani da pastore? Cioè, voi gli andate a comprare le scatolette o le crocchette, non so. Come vengono alimentati? Questa è una curiosità che a me hanno chiesto in molti. Guardate, io l'alimentazione per gli animali, adesso nella fattispecie quello che lei cita, mangiano meglio loro che io, ve lo posso garantire. Io addirittura compro le crocchette con delle priorità assolute per rafforzamento dei stessi, anche strutturalmente, ma ci compro anche la carne e ce la cuocio come cuoce ad una persona, magari non con vari sapori, però ogni mattina qui è una no, si cuoce la carne, si cuoce la pasta, si fa tutto in una zuppa, ogni mattina sì e mattina no. E poi la sera, quando rientrano col gregge, dopo che hanno anche meritato, perché devono anche meritare, in modo che c'è un giudice sin da piccolo per quello, andiamo con le crocchette che hanno anche un costo, ma mi interessa. Quindi vengono alimentati correttamente, insomma. Crocchette, nutrienti riconosciute, non le crocchette. Un'alimentazione sana, sana, sana. Tanto quanto loro sono bravi, tanto quanto io devo corrispondere nei loro confronti, perché sono molto, molto importanti per quanto mi riguarda il cane pastore abruzzese. Okay. Senti, una domanda a cui avete in parte risposto, ma vorrei sottolinearla, perché seguendo Facebook ci stanno veramente tante interpretazioni su questa capacità che hanno questi cani di effettivamente difendere un gregge. E quindi non dico di dormire tranquilli, ma insomma che non sia un'ossessione. Quant'è il giusto rapporto fra cani e pecore in modo che uno possa essere tranquillo che siano adeguatamente difese? Parliamo ovviamente della guardia, non tanto della conduzione. Dunque, per quanto mi riguarda il mio lavoro che svolgo, la mia presenza deve esserci a prescindere. Ok. Di notte magari cercheremo e cercherò, quello che già ho fatto, di delimitare anche la recinzione con loro dentro, loro fuori. Insomma, ho una garanzia abbastanza di alta percentualità. Mentre il giorno, anche per vedere il loro lavoro che svolgono, il pastore deve andarci dietro.
perché è molto importante il lavoro che loro svolgono. Io dicevo prima, che poi ha detto bene Freddy ed Andrea, a me per esempio 11 cani camminano di pari passo con le pecore, tanto come o un cerchio, un quadrato, una come camminano le pecore, loro stanno tutti ai laterali. Tanto camminano le pecore, tanto camminano loro. Sembrano dei militari addestrati passo passo. Allora, quella tipologia là, vedendo il lavoro dei stessi cani, che è molto importante, ti dà quella percentuale, anche alta, di tranquillità la notte. Non è solo il cane che ti possa dare tranquillità assoluta, perché gli animali selvaggi ce ne sono diversi, ce ne sono tanti, però bisogna anche prevedere come deterrente le cinti elettrificati e via discorrendo, che poi magari se entriamo nel merito anche degli animali selvaggi, della prevenzione, ne dirò nel modo più dettagliato. Okay. Dimmi la tua opinione su questo. Allora, c'è un rapporto, diciamo, cosiddetto atavico di cane per pecore, che è 1 a 100. Okay. Che questo veniva considerato ai tempi quando le greggi però superavano i 1500 capi, arrivavano pure fino a 15.000 capi. Quindi questo rapporto 1 a 100 su un gran numero di pecore può garantire, diciamo, la salvaguardia del bestiame. Che cosa succede? Quando noi andiamo a ridurre questi numeri, non possiamo mantenere più questa proporzione, perché se noi calcoliamo, per dire, 200 pecore, dovremmo dire 2 cani, e 2 cani non sono sufficienti per proteggere 200 pecore, perché secondo, diciamo, i miei studi e secondo la mia esperienza, un nucleo minimo di cani per proteggere anche solo 50 pecore sono 5. E vi spiego anche perché. Perché siccome abbiamo detto che la difesa funziona perché si lavora in branco, abbiamo altre razze di cani come il pastore dell'Anatolia, il pastore del Caucaso, il pastore di Tatra, che sono cani che hanno un atteggiamento più individualistico, non lavorano più in branco, sono molto audaci, anche da solo affrontano il lupo, ma diciamo, bisogna vedere il contesto in cui lavorano, perché qua da noi non avrebbe alcun senso fare questo tipo di discorso, anche perché partiamo dal presupposto che noi non abbiamo i cani per abbattere i lupi, ma per proteggere le pecore. Questo è fondamentale, se no la mitigazione del conflitto non ha alcun senso, allora spariamogli, è finita la storia. Quindi dico, anche un gruppo piccolissimo di pecore ha bisogno di 5 cani. Perché? Perché ci vuole un cane che faccia da capobranco, ci vogliono almeno altri 2 maschi che fanno da attendenti e almeno un paio di femmine che sono quelle che si legano più fortemente al gregge e sono quelle che poi tenderanno maggiormente a restare dentro al gregge e in coda al gregge. Cioè, io ho fatto un'infinità di filmati dove si vede che c'è un cane, a volte anche un maschio, è un outsider che non riesce a collocarsi all'interno della lotta per arrivare a diventare capobranco, che comunque fa il suo lavoro perché chiude la fila e aspetta che l'ultima pecora o l'ultima vacca sia passata prima di rientrare in stalla, insomma. Però, ripeto, ecco, per avere una suddivisione dei ruoli che garantisca la protezione del gregge, meno di 5 cani non ha senso. 2 cani fanno, ecco, possono dare l'allerta, possono inseguire il predatore magari per scacciarlo via, ma come ha detto bene Andrea, i lupi hanno una strategia d'attacco, ci sono dei lupi che distraggono i cani per poi aggredire il gregge da dietro o di lato, oppure quando c'è nebbia, scarsa visibilità, passano in mezzo al gregge per dividerlo e staccarne una porzione e poterne uccidere quanti più possibili. Questo è possibile. Quindi che significa? Che l'attività di difesa del gregge serve a limitare al massimo i danni, non a far sì che non muore mai nessuna pecora. Può succedere che una si stacca, che si perde, anche se spesso i cani poi si fermano con quella pecora, anche su questo c'è tutto uno studio. Però in linea di massima significa limitare al massimo i danni, non ammazzare il lupo, ma guardare il gregge. E se ci sono dei buoni cani da guardare, perché il lupo quando arriva ne sono, ecco, i branchi si stanno incrementando in modo esponenziale, arrivano fino alle case, anche da noi qua in Abruzzo, arrivano ai bordi della città, nei paesini è pieno di lupi. E quindi che cosa succede? Che se i cani vengono distratti, i lupi, in men che non si dica, ti ammazzano 15-20 pecore, perché prima le sgozzano tutte quelle che riescono a sgozzare, poi man mano trascinano via
quando c'è possibilità le varie pecore. Quindi non è che prendono una pecora di mira e tutti addosso a quella pecora, no, ne sgozzano quante più possibili. E quindi più sono distratti i cani, meno, diciamo, attenzione c'è, quindi meno attività di branco c'è e più aumentano i danni della predazione. Quindi anche se uno perde 1, 2 o 10 pecore in un anno, se c'ha, per dire, 700-800 pecore, un danno limitato, che poi tu avevi già accennato, ci sono anche, diciamo, i rimborsi da parte dell'ente parco, da parte della provincia e via di seguito. Poi ne parliamo all'ultimo, come ultima questione che con Tiziano ne stavamo discutendo questa mattina. Di pure, Tiziano. Scusatemi, Freddy, io condivido quello che tu dici in pieno, però voglio ricordarti anche una cosa. A che gioco giochiamo? La domanda è non a te. C'è una legge regionale che prevede 2/4 fattrici, cioè io non ci sto su sto sfascio. Se io voglio allevare i miei cani, li voglio far partorire, li voglio comunque tirare il mio gregge, come ben diceva Freddy, c'è una legge regionale che obbliga, come penso che la legge regionale del decreto del 1929, che proprio favore ride questa storia, cioè a che gioco giochiamo? A tutela degli animali selvatici, che va bene, alla scomparsa del cane pastore abruzzese, e ne va bene, e che cosa va bene? Va tutto bene, purché che uno sa come devono andare le cose, perché come ben detto, ripeto, Freddy, io 700 pecore, come minimo ci vogliono 20 cani, se voglio stare qualche percentuale, 20 anche di più, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza dei predatori, eventuali predatori. Ok, va benissimo. Prego. Una rifinitura, poi dipende molto dall'ambiente. Che vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, con Freddy siamo stati in Grecia, nell'ambito dello stesso progetto, e questo pastore, come Tiziano, aveva il lupo e l'orso nella sua, diciamo, zona, però questa zona era molto complicata perché era macchia mediterranea fitta con piccole collinette, quindi i predatori potevano aggirare tranquillamente, diciamo, la capacità percettiva sia delle pecore che dei cani, avendo numerosissimi nascondigli. Quindi in quel caso, in questi territori estremamente complessi, è chiaro che aumenta la necessità di animali che stiano a guardia, e anche forse della differenziazione. Poi questa, insomma, è una cosa un po' più complessa, la vediamo un'altra volta. Quindi in aree meno boscose, più aperte, più pianeggianti, è chiaro che c'è maggiore visibilità e minor numero di cani da guardia. In aree più complesse, più faticose da sorvegliare, è chiaro che aumenta, quindi va aggiunto quest'altro elemento in più a quello che diceva sia Tiziano che Freddy per completare. Quindi ogni volta va fatto uno studio ad hoc, come Freddy fa, per inserire il numero esatto per quell'azienda, per quell'ambiente. Quindi non esistono regole, come dire, in termini assoluti, dei protocolli o delle cose standard. Bisogna calibrare a seconda della situazione. Io direi in chiusura, ma già vi dico a voi lettori di Ruminanzia che non la finiremo qua, nel senso che ci piacerebbe, ma adesso vedremo, di organizzare proprio anche una parte video dove vedere in pratica poi quelle cose che ci siamo raccontati, cioè vedere come avviene la conduzione, come avviene la difesa. Certo, non assisteremo alla lotta con il lupo, non è quello l'obiettivo, ma insomma, però vorrei, diciamo, a conclusione di questo, vi ringrazio, siete stati veramente chiari e credo che io personalmente ho imparato molte cose. Allora, la domanda finale è, quindi, il pastore, la pastorizia, può convivere con il predatore o no? Cioè, perché questa è dobbiamo noi arrivare ad una conclusione, cioè la difesa di un gregge con i cani, con le reti di cui ne parleremo magari un'altra volta, con le recinzioni però fatte con tecnologia e con metodo, no? È possibile questa convivenza secondo voi? Secondo me. Piano, inizierei da te. Secondo me sì. Io ci convivo con gli animali selvatici, convivo con l'orso, ho avuto visite, convivo con lupi e con altri animali selvatici. Ed è molto importante la convivenza, nonostante che ci siano i cani che tutelano il nostro gregge, ma la convivenza è importantissima per quanto riguarda gli animali selvatici, dal mio punto di vista, soprattutto
orso simbolo della regione Abruzzo e lupo del lupo marsicano. Magari cerco di semplificarla in questo modo. Io ci vivo quasi tutti i giorni. La visita dell'orso nella mia azienda ha fatto colazione come da Tiffany, mangiando galline, polli. Per carità, dispiace del danno, però anche loro hanno bisogno di alimentazione. E io vorrei aprire questo scenario, vorrei togliere queste barriere, perché noi, cerco di pluralizzare come noi allevatori, dobbiamo smetterla di lamentarci e di piangerci addosso. Dobbiamo essere risoluti, perché ci sono tanti canali di risoluzione ed eventuali problemi. E un canale molto importante, perché io vivo in parte il confino con il Parco Nazionale d'Abruzzo, in parte con il Parco Sirente Velino, ci sono in mezzo a entrambi i parchi. Dobbiamo comunque aprire uno scenario di collaborazione, interfacciarci con gli stessi parchi regionale Sirente Velino e nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, e con gli altri enti, perché senza di questo non si arriva da nessuna parte. Allora, la mia convivenza al territorio mi piace tantissimo, la adoro, tutelo il mio gregge, perché poi, come lei diceva, parliamo anche delle tecnologie oggi molto avanzate a tutela delle recinzioni e via discorrendo, e colgo anche l'occasione questa volta di chiamare in causa l'associazione Salviamo l'Orso, perché è molto attiva, molto preparata, dei ragazzi veramente eccellenti, volontari, e mettono delle recinzioni, ed è una mano santa, come nel gergo magari più zootecnico, e nella stessa parola. Però non voglio essere ripetitivo, dobbiamo aprire lo scenario di collaborazione, di tutela con l'istituzione. Però gradiremmo questo punto che pluralizzavo anche prima, di togliere la burocrazia, perché noi abbiamo anche il diritto e il dovere di portare un tozzo di pane nelle nostre famiglie. È un lavoro umile come tanti altri lavori, più sacrificato degli altri, non lo so, però è un lavoro umile. Se togliessimo o riuscissero a togliere questa burocrazia agli enti preposti, e di non guardare in tal caso quando noi riceviamo dei danni, perché esiste, si chiama Ismea. Questa è una cosa che a me mi dà noia, perché loro sono bravi come fare delle leggi, per carità, però io gradirei che la burocrazia la tagliassero col coltello di netto, mentre Ismea non può far fronte alla tipologia di razza di pecore, perché se, ti faccio una simulazione, se io ho 700 pecore oggi e sono gravide tutte 700, l'Ismea non riconosce la gravidanza, i 5 mesi e i 7 mesi di lavoro che noi abbiamo fatto con i capi, riconosce la tipologia della razza e paga in base a dei parametri depreziati che loro sono inventati, non so chi è, e non lo voglio nemmeno sapere. Allora, ritorno a monte, convivenza eccellente, tagliare gli ostacoli, levare quelle barriere con parchi e le istituzioni che possono gestire, tagliare di netto la burocrazia affinché noi che riceviamo i danni venga remunerata dignitosamente il mancato reddito delle nostre famiglie, perché sennò quel pezzo di pane che le dicevo prima non va bene ed è scorretto anche per i nostri figli e per le nostre famiglie. Vogliamo tutelare il mondo intero, che ben venga, però dobbiamo trovare una sintesi, una soluzione che fa gioco a entrambi le parti. Grazie Tiziano. Una battuta Andrea, una battuta Freddy. Vai Freddy. Io? Sì, va bene. Allora, questa convivenza, se è possibile o no. Ma assolutamente sì, la storia ce lo insegna, voglio dire, se questo cane esiste da più di 2000 anni, e la pastorizia è sopravvissuta, sicuramente la crisi della pastorizia non è dovuta al lupo o ai cani, forse a una gestione politica, economico-politica non diciamo adeguata. Però la convivenza è possibile grazie all'utilizzo dei cani da guardiania, che tra l'altro tra le varie cose sono forse quelli più funzionali, perché le reti elettrificate
subiscono dei danni sia dai cinghiali, ma anche dai lupi, dai cervi, eccetera, eccetera, vanno ripristinati, hanno bisogno di corrente, hanno la loro funzione, però diciamo prevedono anche una stanzialità del gregge. Mentre se tu vuoi una protezione del gregge che flutta sul territorio e si sposta, l'unica soluzione è il cane. Anche i distrattori acustici dopo un po' diventano pane quotidiano per i predatori e quindi non vengono più osservati. Io invece vorrei soltanto dire una cosa, che è più facile la convivenza tra gli allevatori di animali e di bestiame da reddito, che siano ovini, caprini, bovini o cavalli o equini. E la convivenza diventa difficoltosa da quando, diciamo, giustamente i parchi sono calcati da un'infinità di persone che non sanno come rapportarsi con questi cani, come comportarsi quando si avvicinano a un gregge. Abbiamo tante realtà in alcune regioni d'Abruzzo dove ci sono delle cartellonistiche anche in inglese per far sì che il viandante, il tracker, il cycler, quello che va con la mountain bike, sa come comportarsi, perché questi non sono cani che hanno la gameness e aggrediscono senza una vera ragione le persone. Sono cani che difendono i gregge, se tu non ti avvicini più di tanto si disinteressano a te e quindi non c'è alcun rischio di essere morso. Per cui questo è un aspetto che magari andrebbe un po' più approfondito, che per noi in Abruzzo, che siamo la patria del cane di da custodia del gregge, in questo siamo indietro rispetto a tutte le altre regioni, purtroppo. Grazie Freddy, è importante questa precisazione. Andrea, a te l'onore di chiuderlo questo incontro. Allora, mi fa piacere che, diciamo, qui abbiamo tre punti di vista e sono molto contento dal punto di vista dell'allevatore, o, diciamo, uno dei nostri maestri, includo anche Freddy in questo, un vecchio allevatore di pecore come Tiziano, mi diceva: o c'hai i cani buoni o dormi con le pecore. E quindi quello che un pochino diceva Tiziano, se hai cani buoni non hai grossi problemi, chiaro, ogni tanto può capitare l'incidente, se sei salvaguardato dal sistema intorno e allora non hai più stress, riesci a lavorare più o meno serenamente. Mi piace ricordare che il Parco Nazionale d'Abruzzo è stato il primo a essere realizzato, nonostante all'epoca ce ne fossero di animali selvatici pericolosi e affamati, e non c'era la tecnologia, ma c'erano i pastori come Tiziano che sapevano e conoscevano bene il loro lavoro, e quindi con i cani non avevano problemi che il territorio fosse tutelato. E quindi sì, forse il problema più grande non sono gli animali selvatici, ma sono i turisti. Quindi tutti i nostri parchi e enti dovrebbero fare una piccola formazione ai turisti e ricordarci che, insomma, non possiamo invadere il territorio del pastore e degli animali selvatici così come ci muoviamo in una città, sebbene anche nelle città ormai alcune zone non le frequentiamo con grande piacere, penso un po' alle stazioni delle grandi città. Quindi nei parchi naturali ci vuole rispetto, muoversi con rispetto, con cautela se c'è un gregge. E quindi un lavoro bisogna rispettarlo e quindi aggirarlo, fare 5 metri in più, allontanarsi un attimino dal gregge e far svolgere tranquillamente il lavoro al pastore, alle pecore e al cane. Ricordiamoci che le pecore, se disturbate, possono avere anche dei problemi nell'approvvigionamento del cibo. E quindi, insomma, un po' di rispetto per tutti, un po' di pazienza, di tempi un po' più all'antica, e la convivenza è possibile, chiaramente supportati da una burocrazia, da una forma legislativa più tollerante, più aperta alla conoscenza reale del lavoro del pastore e di questi monumenti, perché il pastore, uomo, come il cane, come le pecore e come l'ambiente che c'è intorno, sono dei monumenti della nostra regione, sono delle forme anche di interesse turistico, venire a vedere come si fa ad esempio il pastore, il formaggio. Con Freddy abbiamo accompagnato delle persone che venivano dall'estero a vedere come si fa, come lavora il pastore da noi. Quindi vedere anche come si fa il formaggio, come si vive con i cani, sono forme di cultura. E quindi cerchiamo di tutelare la nostra cultura, il nostro patrimonio zootecnico, ambientale, per una convivenza al meglio possibile. Ecco. Grazie. Non ho nulla da aggiungere, perché credo che i punti salienti di questo discorso li abbiamo toccati. E vedremo poi nel futuro come proseguire questo percorso che
che oggi è iniziato. Grazie e arrivederci a tutti.